È durato poco più di 24 ore l'occupazione da parte dei militanti di Casa Pound dello stabile ex scuola professionale in lingua tedesca St. Joseph in via Castel Flavona a Bolzano. Alle 14 di oggi pomeriggio funzionari dell'IPES, proprietaria dell'immobile, si sono presentati per riprendere possesso dell'ex scuola. Nessuna resistenza da parte dei ragazzi di Casa Pound che hanno abbandonato l'area. Ai nostri microfoni il consigliere comunale del movimento Andrea Bonazza. Qualche ora fa ci sono state delle trattative con l'IPES e con la Questura, trattative che hanno portato fondamentalmente alla vincita di quella che è però una battaglia ma non tutta la guerra, trattative che portano quindi alla messa in sicurezza dello stabile. La messa in sicurezza dello stabile che inizia oggi e dicono che verrà effettuata completamente entro questo sabato. Mentre invece attendiamo ancora risposte per quello che è la risposta scritta nero su bianco, insomma, del progetto iniziale dell'IPES che era in situazione di stallo da troppi anni. Nel momento che si sblocca il progetto dell'IPES noi pensiamo che possiamo andarcene anche dall'esterno della struttura, perché noi di fatto adesso invece simbolicamente dall'interno andiamo a occupare all'esterno. 24 ore di occupazione, 24 ore nelle quali i militanti del partito di estrema destra si sono rimboccati le maniche. E abbiamo ripulito completamente la struttura, completamente la parola grossa, però abbiamo ripulito parecchio la struttura da quelle che sono siringhe o materassi o moltissime altre cose, insomma. Immondizia che c'era all'interno e all'esterno, abbiamo ripulito riqualificato l'area verde all'esterno della struttura, quindi levando tutte le sterpaglie, dando un po' più di dignità estetica a questa zona, al quartiere, quindi ai residenti stessi. Grande apprezzamento nel gesto compiuto da Casa Pound è stato espresso da diversi residenti di via Castel Flavon e vie limitrofe. Comunque la risposta è molto positiva sia a livello di sostegno, perché comunque è stato un continuo via vai di persone che sono passate, ci hanno mostrato quello che era il loro incoraggiamento, ci hanno mostrato soprattutto quello che è il loro ringraziamento, che l'abbiamo apprezzato tantissimo. E poi la cosa forse più bella è che moltissime persone del quartiere si sono unite a noi per la riqualifica dell'area. Come detto, ora IPES ha ripreso possesso dell'ex struttura scolastica. Ai nostri microfoni Barbara Cenet, direttrice di ripartizione IPES. Intanto muriamo meglio tutti gli accessi e poi tanto l'anno prossimo verrà comunque abbattuto, di sicuro non lo risaniamo nel frattempo e vediamo, insomma, una volta che è abbattuto viene ricostruito e non ci dovrebbero essere più problemi. Possiamo dire che da un certo punto di vista questa occupazione, sebbene molto plateale, è stata comunque positiva, nel senso che ha portato alla ribalta questo problema? No, non saprei perché il problema lo conoscevamo già prima, eravamo già in contatto col sindaco, l'ordinanza arriva a momenti ma era già preparata prima e quindi non vedo quale vantaggio potrebbe aver portato. Comunque, vabbè che adesso sembra così, però...